Buongiorno a tutte ragazze, benvenute in un nuovo video. Allora, oggi avevo intenzione di farvi vedere in funzione il nuovo prodotto che vi ho fatto vedere nel precedente video, ovvero il SoCoff. Quello che utilizzerò in questo caso è quello della Beauty Space Nails. Questo qui è un Easy Builder, ovvero io lo andrò a utilizzare per creare una piccola struttura sulle unghie. Io di solito utilizzo altri prodotti, a differenza di questo, ho utilizzato quello della Crystal, il Builder, scusate, il Builder della Crystal Nails, dicevo, e il Monof di Passione Unghie. Con entrambi mi sono sempre trovata bene perché comunque sono molto elastici e riescono ad accentuare quel minimo di bombatura che serve appunto per andare a sostenere un po' la lunghezza. Come vi dicevo nel precedente video, questo prodotto serve anche a fare dei piccoli allungamenti oppure piccole riprese di angolini persi qua e là. Allora, io in questo caso non ho alcun angolino perso, ho già preparato l'unghia, però andiamo insieme a vedere cosa utilizzo come preparatori. Poi, come prima cosa, vado a utilizzare il nail prep che mi è finito, non ho, però in questo caso dobbiamo, visto che non abbiamo il nail prep, dobbiamo stare molto attenti alla preparazione dell'unghia perché il nail prep riesce a togliere eventuali polveri in eccesso. Quindi dobbiamo andare a spazzolare molto molto bene in questo caso, non fate retta, non date retta al taglio che mi sono fatta, ma quando mi faccio l'unghia da sola è una cosa più che normale. Allora, dopo che abbiamo spazzolato bene bene le unghie, la prima cosa da fare è andare a mettere il primer. Ovviamente sempre dopo il nail prep se non ne avete. La prima cosa che faccio è andare a scaricare bene bene il pennello. Allora, questo qui è un prodotto che lascia l'unghia opaca, quindi una volta applicato io lo applico semplicemente sulla ricrescita, anche perché questo qui si espande, quindi andiamo proprio a metterne poco 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 poco, giusto sull'unghia naturale. In questo caso io non vado a fare un setting permanente completo perché arrivo da un refill, il refill sempre con un semipermanente SoCoff. Quindi una volta messo il primer acido, in questo caso, attendiamo che evapori. Dopodiché io vado a mettere un altro tipo di primer. Questo qui è il primer senza acidi. Questo invece, una volta applicato sull'unghia, rimane lucido. E possiamo passare direttamente alla base. Allora, io la preparazione del gel o comunque delle unghie prima del gel, che sia semipermanente che sia ricostruzione, ve l'ho già fatta, quindi nel caso ve lo lascio linkato sopra, lì è spiegato più nei particolari. Allora, io adesso vado a attendo un altro pochino che si asciughi il primer acido e vado ad applicare il primer acid free. Vado a pulire bene bene. Ricordiamoci sempre che ci deve essere poco prodotto e lo vado a stendere sempre sulla mia unghia naturale. Dopo questo passaggio possiamo passare direttamente alla stesura di una base. Allora, io qui con me ho solamente la base di Silk Air, questa qui della Colorette, quindi lo andrò a utilizzare come base e come top in questo caso. Vi ripeto, io non utilizzo mai gli stessi prodotti, io cerco sempre di variare, anche perché se un'unghia è preparata bene e vengono eseguiti i passaggi correttamente, non ci dovrebbe essere alcun problema. Vado a pulire bene il pennello e vado a fare uno strato molto leggero su tutte le unghie. Ricordiamoci di coprire bene bene anche le punte, mi raccomando. Una volta stesa la base, andiamo in lampada per circa 60 secondi se è LED, mi raccomando.
Allora, una volta passati i 60 secondi, passiamo a farvi vedere l'utilizzo del, del SoCoF Builder. Allora, andiamo ad aprire. Prima cosa da fare? Allora, vi faccio vedere il dito che riesco meglio a inquadrarvi. In questo caso il metodo, dai, facciamo così. Allora, vado a stendere, una base. Una base abbastanza sottile, ovviamente vado anche a coprire le punte, non ce ne dimentichiamo mai, altrimenti i primi problemi di sollevamenti li avremo proprio in punta. A ogni passaggio dobbiamo sempre sigillare le punte. Allora, una volta fatto questo passaggio, andiamo a prelevare poco prodotto di più e vado a lavorare sulla base appena stesa, non catalizzata, e vado a fare dei movimenti leggermente delicati. Se serve altro prodotto lo andiamo a prendere. Io lavoro sempre di punta, mi raccomando, e faccio questo lavoro qua, lavoro con la punta del pennello da una parte verso l'altra, da un lato all'altro, andiamo a creare un'autolivellazione del gel. In questo caso è già abbastanza presentabile. Andiamo a coprire tutti quelli che sono gli avvallamenti che si vanno a creare durante la preparazione, anche se in questo caso io ne avevo ben poche. Andiamo in lampada di nuovo per 60 secondi, ora testiamo se brucia o meno. Allora, sono uscita dalla lampada, sono stata all'interno circa 60 secondi, non ho avvertito alcun tipo di calore. La struttura è resistita anche in lampada, non è colata, anche perché il prodotto va lavorato solo sul punto di stress, ovvero qui. La cosa bella del SoCoF è che possiamo utilizzare anche i colori in barattolino. Io in questo caso andrò a utilizzare un semipermanente normale, perché mi piace la colorazione, questo bordo scuro, e niente, io procederò come al solito a mettere il colore e poi sigillante. Ovviamente come sigillante andrò di nuovo a applicare il base top vanish di colorante. Allora ragazze, questo è il risultato finale. Ho lavato le mani perché erano completamente impolverate. Allora, per quanto riguarda il colore, mi raccomando, più è scuro più la passata deve essere stretta, ovvero poco prodotto sul pennello, piuttosto fate più passate, ma non che fate una passata è abbondante, altrimenti all'interno il colore non si catalizza, questo soprattutto sugli smalti semipermanenti. Però l'accortezza ci vuole anche per i gel normali nel barattolino. Allora, mi raccomando, ricordatevi sempre comunque anche con il colore di andare a sigillare bene le punte, dopodiché passate il... E ovviamente fatelo stare in lampada per almeno 60 secondi, sempre diodi. Per quanto riguarda il top, quindi il sigillante, anch'esso bene passato sulle punte, non molto corposo e neanche troppo tirato, una quantità media, diciamo, fino alle punte. E niente, dobbiamo stare attenti anche alle cuticole, altrimenti avremo dei sollevamenti. Questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente non sono venute perfettissime perché è da un bel po' di tempo che non mi faccio le unghie da sola, quindi piano piano spero di riprenderci la mano. Io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!